Da capire che la scuola è tua, cioè è una cosa. No, il comune ti dà i luoghi, ti dà il luogo fisico, ma come tempo e come vita, tutto quello che c'è lì ti appartiene, serve a te. Voi adesso siete seduti, in questo momento siete qui ad esprimere le vostre idee, tutte quello che volete del mondo, nel palazzo che governa questa città. E una cosa che a me non piaceva quando andavo a scuola era il fatto che a scuola non si parlava dei problemi della città e non si parlava delle cose che mi facevano paura in città. È cambiata? È proprio si parla sì. Adesso a scuola di queste cose? Sì, sì, io parlo. Ma delle volte? No, allora ministra sempre ce la fa fare. E credetemi, quando c'è quell'ora di legalità, c'è quell'ora di uscire in strada e riflettere quali sono le cose che ci piacciono della nostra città, quali sono le cose che non ci piacciono, quali sono le cose che vogliamo cambiare. E si parla a voi, attraverso la legalità, anche di cose brutte che ci fanno stare male, in realtà si danno gli strumenti per diventare, quando sarete più grandi e quando quindi sarete dopo la scuola, ragazzi che lavoreranno e lo faranno sapendo che delle scelte non le devono fare. Ma dai, ma giusto se non mi... Sta arrivando il sindaco. Ma dopo possiamo fare domande? Certamente. Ah, sindaco. E che state facendo? Il sindaco? Assolutamente sì, e se no si scocci. Mi piace andare a Nisida perché voglio ascoltare. E in genere quando parlo con questi ragazzi mi dicono sempre due loro cose. Io sempre dico, ma tu perché hai fatto questo? Cioè tu perché hai portato la droga da una parte all'altra, hai rubato il motorino, hai fatto una rapina? Poi in genere ti dicono, mi dovevo comprare il motorino, mi dovevo comprare il cellulare, mi dovevo comprare un giubbotto. Quasi a dimostrare nessuno che mi ha detto, dovevo comprare una mela, dovevo comprare un pezzo di pane. Quindi vuol dire che certe volte si fanno delle cose sbagliate per comprare degli oggetti che non sono necessari. Perché evidentemente quelle persone ritenevano che per poter contare tra gli amici tu devi avere il cellulare, devi avere il giubbino più bello dell'altro. Poi un'altra cosa che dicono, una frase che fa molto riflettere, quando dicono ma io perché devo rispettare la legge se chi sa il potere certe volte non la rispetta? Questo è invece il segnale di chi ha dei ruoli importanti deve essere esempio. Il sindaco deve essere esempio, l'insegnante deve essere esempio, i genitori certe volte, perché altrimenti i più giovani o quelli che vivono in contesti più difficili possono sbagliare.